te e auguri a tutti, buon 2019. Allora, iniziamo con un nuovo progetto, il primo progetto del 2019. Allora, io ho scelto di utilizzare questo filato della Alice, Alice Salle. Allora, questo è un gomitolo, anzi, era un gomitolo perché quello che mi è rimasto è un gomitolo da 100 grammi, quindi 460 metri, è 95% acrilico e 5% lurex. Va lavorato con l'uncinetto dell'1 o del 3 o con i ferri del 2 al 4. Questo filato lo potete trovare nella merceria di Giuseppe Coletti. Sotto il video vi lascerò il link della pagina Facebook di Giuseppe Coletti e in più vi lascerò anche il numero di telefono per chi volesse contattarlo direttamente e chiedere ulteriori informazioni per quanto riguarda questo filato. Nella pagina Facebook potete visionare i prodotti di Giuseppe Coletti e anche, diciamo, e i colori, perché oltre a questo colore ci sono anche tanti altri colori. Ok, allora io credo che ho detto tutto, quindi adesso possiamo iniziare a lavorare il nostro progetto. Allora, cercherò di spiegare un attimo le misure. Allora, per prima cosa noi dobbiamo prendere la nostra misura. Se vogliamo la scollatura come l'ho fatta io, quindi dobbiamo prendere la misura da spalla a spalla, però dobbiamo prendere tutta la circonferenza, tutto il giro. Ok, io per la mia misura, il mio filato, il mio uncinetto, io ho messo su 120 catenelle, quindi ho fatto 120 più 4, 4 perché dobbiamo fare gli aumenti. Ok, quindi facciamo gli aumenti negli angoli. E lavorando un multiplo di 6 catenelle, quindi mettendo su 124 catenelle, io ho impostato i miei punti in questa maniera: ho fatto 5 motivi davanti, 5 motivi dietro e 4 sulle spalle, e poi più una per ogni angolo. Quindi, tutto come ho detto, sono 124 catenelle. Se vogliamo una taglia più grande, quindi io sto facendo una taglia 44, quindi se vogliamo una taglia più grande, una 46, allora dobbiamo aggiungere dei motivi in più, quindi aggiungiamo 6 davanti, 6 dietro e 6 per ogni spalla, quindi in tutto dobbiamo aggiungere 24 catenelle. Ok, se vogliamo ancora una taglia 40, 48, allora dobbiamo aggiungere ancora dei motivi, quindi sempre se 24 facciamo 168 catenelle. Ok, quindi se vogliamo una taglia 46 o 144 catenelle, se vogliamo una taglia 48 168 catenelle, se vogliamo una taglia 50 192 catenelle. Se vogliamo una taglia ancora più piccola invece della 44, vogliamo una 40-42 che va bene anche per una 38, quindi sono 96 catenelle. Dobbiamo aggiungere anche i motivi davanti, dietro e sulle spalle. Quindi se io ammettiamo il caso invece di una 44 e voglio una 48, 46, 46, 48, qui sul davanti io ho 5 motivi, quindi invece di 5 motivi poi diventano 6, e sulle spalle io ho 4 motivi, quindi davanti diventano 6 motivi e sulle spalle diventano 5 motivi, perché aggiungiamo un motivo davanti, uno dietro e uno per ogni spalla. Quindi dobbiamo aggiungere i motivi in questa maniera. Per ogni, diciamo, taglia in più, si aumentano i motivi su tutti e quattro i lati. Ok? E una catenella in più serve per fare gli aumenti. Ok? Tutto qua. Ok, adesso possiamo iniziare con la lavorazione del nostro maglione. Allora, con l'uncinetto del 4
ho messo sulle mie 120 catenelle, 120 più 4 catenelle per formare gli angoli. Adesso però continuo la mia lavorazione con l'uncinetto del 3 e mezzo, quindi lavorerò sempre con l'uncinetto del 3 e mezzo. Allora, fatte le mie 120 catenelle, adesso vado a chiudere a cerchio, quindi giro tutte le mie catenelle così sul dritto e vado a chiudere con una maglia bassissima. La mia scollatura è abbastanza larga perché io la voglio così, a me piacciono le scollature larghe. Allora, dicevo, chiudo con una maglia bassissima, così. Rientro nella stessa maglia, anzi faccio una catenella per alzarmi e poi rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, così. Adesso 1, 2 catenelle, salto 2 maglie e nella terza lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie, nella terza maglia lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglie, nella terza maglia lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Allora, ancora 2 catenelle, salto 2 maglie, nella terza maglia lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglie, nella terza maglia una maglia alta, 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Allora, 2 catenelle, salto 2 maglie, nella terza maglia, maglia bassa. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 motivi. Quindi faccio, dopo che ho fatto la maglia bassa, faccio 2 catenelle, salto 2 maglie e nella terza lavoro una maglia alta, 2 catenelle. Rientro e una maglia alta, quindi stiamo facendo il davanti e sul davanti io metto 5 motivi, 5 ventaglietti, quindi sono 1 2 3 4 2 catenelle, salto 2 maglie, nella terza maglia bassa 1 2 catenelle, salto 2 maglie, nella terza una maglia alta 2 catenelle, rientro, maglia alta. Quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 5 2 catenelle, salto 2 maglie, allora 1 2 nella terza maglia bassa 2 catenelle e adesso faccio il primo angolo, quindi salto 2 maglie, vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, lavoro ancora una maglia alta, una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro e faccio ancora una maglia alta. E questo è il primo angolo. Quindi abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle, sono rientrata nella stessa maglia e ho fatto ancora una maglia alta. Dopodiché ho fatto una catenella, rientro nella stessa maglia e ho fatto una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi 4 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia di base. Adesso 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza maglia e lavoro una maglia bassa. Quindi abbiamo fatto 5 motivi,
questo è il davanti. Adesso per fare la spalla lavorerò 4 motivi qui. E quindi dopo che lavorerò 4 motivi farò il secondo angolo qui. Poi ancora 5 motivi angolo e poi ancora, scusate, 4 motivi da questa parte. Allora, così il lavoro verrà in questa maniera. Quindi 5 angolo, 4 angolo, 5 angolo, 4 e facciamo qui alla fine l'ultimo angolo. Allora, adesso andiamo avanti. Quindi abbiamo fatto l'angolo, 2 catenelle, una maglia bassa, ancora 2 catenelle, salto 2 maglie, nella terza lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza maglia e lavoro una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza maglia, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Così. Quindi vado avanti fino ad arrivare a 4 motivi. Ho fatto i miei 4 motivi, quindi ho fatto l'ultimo, poi 2 catenelle, una maglia bassa nella terza maglia di base, 2 catenelle, adesso salto 2 maglie, nella terza faccio il secondo angolo, quindi vado nella terza maglia e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Una catenella, rientro ancora nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia ancora e lavoro una maglia alta. Ecco, abbiamo fatto il secondo angolo. Adesso facciamo 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, una maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie, vado nella terza, lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e arrivo fino ad arrivare a 5 motivi, quindi a 5 V, ok? Quindi adesso vado avanti e arrivata al quinto motivo, poi faccio l'angolo. Il mio quinto motivo ho fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, ho saltato 2 maglie, nella terza ho fatto una maglia bassa, 2 catenelle, adesso salto 2 maglie, nella terza maglia lavoro, faccio l'angolo, quindi lavoro una maglia alta, 2 catenelle, avvicino un pochino, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, così. Una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, rientro nella stessa maglia e lavoro ancora una maglia alta, così. Ecco, quindi abbiamo lavorato 4 maglie alte, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Una catenella di separazione, poi ancora una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, lavorate tutte nella stessa maglia di base. Adesso andiamo avanti, facciamo 2 catenelle, salto 2 maglie, vado nella terza e lavoro una maglia bassa,
2 catenelle e continuo, lavoro l'altra, diciamo l'altra spalla, quindi devo fare ancora 4 motivi. Dopo che ho lavorato 4 motivi, alla fine lavoro l'ultimo angolo, ok? Quindi adesso andiamo avanti a lavorare i motivi e ci ritroviamo alla fine quando dobbiamo fare l'ultimo angolo. Ora ho lavorato i miei 4 motivi, 1, 2, 3, 4. Ho fatto le 2 catenelle, ho saltato 2 maglie, nella terza maglia ho fatto una maglia bassa, 2 catenelle e adesso vado a fare l'ultimo angolo. Quindi vado qui e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta. Una catenella, rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Quindi io adesso qui avevo iniziato a mettere dei marcapunti, quindi metto dei marcapunti in tutti gli angoli, così non me li perdo, perché è facile man mano che si lavora poi saltare gli angoli. Quindi abbiamo fatto l'ultimo angolo, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una catenella di separazione. Poi sono rientrata nella stessa maglia, ho lavorato ancora una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Adesso faccio 2 catenelle, 1, 2 e vado a chiudere nella maglia bassa. Abbiamo iniziato con una maglia bassa, quindi vado a chiudere proprio qui nella maglia bassa con una maglia bassissima. Ok, stringo un pochino il filo iniziale. Ok, adesso con delle maglie bassissime dobbiamo arrivare proprio qui nella prima maglia alta, quindi vado nelle catenelle e cammino con delle maglie bassissime, così. Arrivata qui alla prima maglia alta, vado sotto così, in questa maniera, sotto la maglia alta, sotto la costina, prendo il filo e faccio una maglia bassissima, così. Una catenella, allungo adesso la maglia, dobbiamo fare dei punti puff, quindi allungo la maglia, prendo il filo, giro leggermente il lavoro perché adesso dobbiamo lavorare proprio sotto la maglia alta qui, quindi vado, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e tiro. Quindi abbiamo fatto il primo, 2, 3, 4, facciamo 5 perché il filato è sottile, quindi ci sta. Quindi abbiamo fatto 5 maglie allungate. Adesso prendo il filo e chiudo. Questa è la prima, quindi chiudiamo in questa maniera, chiudiamo tutte le maglie e adesso faccio una catenella. Giro di nuovo il lavoro sul dritto. Qui dove abbiamo fatto le 2 catenelle di separazione, dove abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi vado nelle 2 catenelle di separazione e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una catenella, rientro ancora nell'archetto delle 2 catenelle, lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso qui abbiamo la seconda maglia alta della, diciamo, della V, perché lavorando una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta si forma una V. Quindi vado sotto la seconda maglia alta, così, e faccio ancora 5 maglie allungate. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo
tutte le maglie e lascio 2 punti sull'uncinetto, così. E adesso chiudo. E quindi abbiamo fatto il primo. Faccio vedere così. Adesso andiamo avanti. Quindi adesso saltiamo dove abbiamo fatto 2 catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle, le saltiamo e andiamo direttamente nel prossimo motivo dove abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi vado nella prima maglia alta e ripeto le maglie allungate. Quindi giro leggermente il lavoro verso di me, così mi viene comodo e faccio 1, 2, 3, 4, 5. Chiudo, lascio 2 punti sull'uncinetto e adesso chiudo. Giro il lavoro sul dritto e vado qui dove abbiamo fatto le 2 catenelle. Quindi vado nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, scusate, l'ho preso male il filo. 3, 4. Prendo un po' di filo, sono tira. Quindi ho fatto 3 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. Adesso una catenella di separazione, rientro nell'archetto, lavoro ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. E adesso qui nella seconda maglia alta andiamo sotto la maglia alta e facciamo le maglie allungate, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso saltiamo dove abbiamo fatto la maglia bassa, dove abbiamo fatto 2 catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle, vado nel prossimo motivo. Quindi vado nella prima maglia alta, quindi vado sotto la costina, faccio le mie maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5. Diciamo, se usate un filato più grosso, allora ne fate 4 o 3 di maglie allungate, dipende dallo spessore del vostro filato. Dato che questo, il filato che sto usando io, è molto sottile, quindi io voglio il mio punto puff, lo voglio bello cicciottello, quindi ne faccio 5 maglie allungate. Però ripeto, se il vostro filato è, diciamo, è un filato più grosso e più spesso, allora non fate 5 maglie allungate, ma ne fate meno, ne fate 4 o 3, va bene? Allora, ho fatto le mie maglie allungate, adesso vado qui nelle 2 catenelle di separazione e lavoro le 3 maglie alte. 2, 3. Una catenella, rientro, 3 maglie alte. 1, 2, 3. E adesso qui nella seconda maglia alta lavoro le maglie allungate, quindi vado 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Ok, quindi vado avanti così fino ad arrivare qui dove ho il primo angolo. Arrivata al primo angolo, quindi lavoriamo normalmente come abbiamo fatto qua. Quindi vado qui, abbiamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, poi abbiamo una catenella e poi ancora una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi andiamo sul primo motivo e lavoriamo le maglie allungate. Quindi vado nella prima maglia alta e lavoro. Allora, scusate un attimo, prendo un po' di filo perché altrimenti tiro un po' e mi dà fastidio. Ok, allora dicevo,
vado nella prima maglia alta qui, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio 1 2 3 4 scusate 5, ok, e chiudo così. Giro il lavoro, vado nelle 2 catenelle, quindi lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1 2 3, vado nella maglia alta e faccio 1 2 3, scusate un attimo, allora sì, giusto, scusatemi, allora vado nella maglia alta e faccio 1 2 3 4 5, e quindi il primo motivo l'abbiamo fatto così, ok? Adesso qui abbiamo ancora una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, va bene? Quindi vado sotto la prima maglia alta e faccio le maglie allungate. 1 2 3 4 5 e chiudo. Adesso giro di nuovo sul dritto, diciamo dritto così il lavoro, vado nelle 2 catenelle di separazione. Quindi all'interno dell'archetto delle 2 catenelle lavoro 3 maglie alte. 1 2 3. Una catenella, rientro e lavoro ancora 3 maglie alte. 1 2 3. E adesso qui abbiamo la maglia alta, quindi facciamo, andiamo sotto la maglia e facciamo le maglie allungate. 1 2 3 4 5 e chiudo così. Ecco, faccio vedere, questo è l'angolo. Così, visto? In questa maniera. Adesso lavoro qui la parte della spalla dove devo fare la manica, quindi vado, salto dove abbiamo le maglie, la maglia bassa, quindi vado su nella prima maglia alta della V, quindi una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, vado qui nella prima e faccio le maglie allungate. 1 2 3 4 5 e chiudo. Vado nell'archetto delle 2 catenelle, lavoro 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte ancora, 1 2 3, vado qui dove abbiamo la maglia alta che forma la V e quindi facciamo le maglie allungate. 1 2 3 4 5, chiudo e adesso chiudo così e continuo la lavorazione fino ad arrivare al prossimo angolo. Quindi faccio ancora un motivo insieme a voi e poi arrivate da sole fino all'angolo. Quindi vado qui dove abbiamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi vado sotto la prima maglia alta, faccio 1, 2, 3, 4, chiudo. Scusate, io mi sono proprio fissata col 4, 4 e 5. Ok. Giro il lavoro e faccio 3 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle. 1 2 3, una catenella, rientro,
maglie alte, 1, 2, 3. Adesso vado qui nella seconda maglia alta, vado sotto, faccio le maglie allungate, 1, 2, 2, 3, 4, 5, chiudo. Ok, quindi andiamo avanti fino al prossimo qui, al prossimo angolo, che lo facciamo insieme, e poi andate avanti da sole fino alla fine del giro. All'angolo. Allora, vado nella prima maglia alta e lavoro le maglie allungate, quindi faccio 1, 2, 3, 4, scusate, non si è visto, e 5, e chiudo. Adesso giro e lavoro, vado nelle 2 catenelle di separazione, lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quindi ho lavorato dentro le 2 catenelle di separazione della V, ok? Quindi vado adesso qui nella seconda maglia alta che forma la V e faccio 5 maglie allungate, quindi sono 2, 3, 4, 5 e chiudo così. Adesso vado nel secondo motivo, qui sempre nell'angolo. Qui abbiamo ancora una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi vado qui nella prima maglia alta e lavoro le maglie allungate, 1, 2, 3, 4, 5, così. Giro il lavoro, vado nelle 2 catenelle di separazione, lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3, e adesso vado qui sotto la maglia alta e faccio le maglie allungate, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo così. E abbiamo lavorato l'angolo così, ok? Adesso lavoriamo questa parte. Quindi abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 5 e qui abbiamo ancora un angolo da lavorare, e poi ancora 1, 2, 3, 4, l'altra spalla. Dobbiamo lavorare qui l'altra spalla, quindi abbiamo fatto questo, è il davanti, scusate, non riesco a metterlo dentro la camera. Allora, questo è il davanti, questa è una spalla, questo è il dietro, perché il davanti e il dietro sono uguali, quindi lavoriamo il dietro, che sono 5 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, e qui abbiamo l'angolo, e poi ancora 1, 2, 3, 4, che forma l'altra spalla, ok? Quindi lavoriamo e ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, arrivata alla fine del giro, ho fatto l'angolo. Adesso vado a chiudere qui dove ho iniziato con il punto puff, quindi entro proprio qui, faccio una maglia bassissima così. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo qui dove abbiamo fatto una catenella di separazione, quindi vado nella prima maglia e faccio una maglia bassissima, maglia seguente maglia bassissima, e arrivo proprio qui. Allora, scusate un attimo, giusto,
arrivo nell'archetto di una catenella, faccio una catenella, rientro e lavoro una maglia bassa dentro l'archetto di una catenella. Adesso faccio 1, 2 catenelle, e qui dove abbiamo due punti puff, e qui sotto abbiamo la maglia bassa, vedete? Quindi qui abbiamo fatto la maglia bassa. Allora vado qui, vado proprio sotto, sotto la lavorazione dove abbiamo unito i due punti puff, e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro e faccio ancora una maglia alta. Quindi abbiamo fatto di nuovo la V, 2 catenelle, vado qui nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle, vado qui dove abbiamo unito i due punti puff e vado proprio qui al centro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Quindi adesso facciamo il giro in questa maniera, però arriviamo qui dove abbiamo l'angolo e dobbiamo ricominciare, cioè dobbiamo lavorare di nuovo le 4 maglie alte. Quindi qui lo facciamo insieme. Allora faccio 2 catenelle, quindi ho fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta proprio qui al centro dei due punti puff. Vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro. No, scusate, scusatemi. Allora, 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella, 2 catenelle, vado al centro dei due punti puff e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. 2 catenelle, una maglia bassa al centro, proprio qui dove abbiamo la catenella di separazione. 2 catenelle, vado qui al centro dei due punti puff e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. 2 catenelle. Vado qui nella catenella di separazione, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, 2 maglie basse, cioè una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa all'interno di una catenella di separazione. Adesso qui siamo proprio nell'angolo, quindi facciamo 2 catenelle, vado al centro dei due punti puff, quindi entro qui al centro e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro e lavoro ancora una maglia alta, una catenella, rientro, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro ancora e faccio una maglia alta. Quindi abbiamo fatto di nuovo 4 maglie alte. Quindi abbiamo fatto la stessa lavorazione all'inizio del giro, nel primo giro. 2 catenelle. Vado qui dove abbiamo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, vado proprio all'interno della catenella di separazione e faccio una maglia bassa. 2 catenelle. Vado qui al centro dei due punti puff e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, vado al centro delle 3 maglie alte separate da una catenella e faccio una maglia bassa, 2 catenelle, vado al centro dei due punti puff e lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa al centro delle 3 maglie alte separate da una catenella, 2 catenelle, prendo un po' di filo,
continuo. Quindi faccio, vado qui al centro dei due punti puff, lavoro una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, arrivo all'angolo, 2 catenelle, maglia bassa al centro delle 3 maglie alte separate da una catenella, 2 catenelle al, qui andiamo al centro dei due punti puff, entro proprio qui, proprio qui al centro, lavoro una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa qui al centro dove abbiamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, quindi vado qui nella catenella di separazione, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia alta qui al centro dei due punti puff, 2 catenelle, rientro maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa proprio qui al centro delle 3 maglie alte separate da una catenella, 2 catenelle, e qui abbiamo l'angolo e ripetiamo, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, una catenella, rientro, lavoro ancora una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, così, 2 catenelle, maglia bassa al centro delle 3 maglie alte separate da una catenella, quindi entro qui e lavoro una maglia bassa, 2 catenelle e così via. Quindi lavoriamo in questa maniera per tutto il giro. Ricordatevi qui nell'angolo di fare l'aumento, quindi dobbiamo fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, una catenella di separazione e ancora una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Lavorate tutte qui al centro dei due punti puff, qui proprio questo che forma l'angolo, ok? Quindi andiamo avanti per tutto il giro. Quindi ho fatto la mia maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, adesso 2 catenelle e vado a chiudere qui dove abbiamo iniziato con la maglia bassa, vado a chiudere con una maglia bassissima, così, ok. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo qui nella prima maglia alta della V, quindi vado nella prima catenella e faccio una maglia bassissima, vado nella maglia seguente, adesso qui nella maglia alta faccio una maglia alta, una maglia bassissima, così incostato avanti, una catenella e allungo il punto. Quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto nel primo giro, quindi questa lavorazione si lavora su due giri, quindi adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto nel secondo giro, quindi vado sotto la maglia alta e faccio le maglie allungate, 3 4 5 chiudo una catenella nella, nel primo punto puff facciamo così, chiudiamo tutte le maglie e poi facciamo una catenella, invece nei prossimi punti puff chiudiamo diversamente. Allora qui abbiamo le 2 catenelle, vado nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 2 3 una catenella, rientro 3 maglie alte, 1 2 3. E adesso vado qui dove ho la seconda maglia alta che forma la V, quindi vado sotto la maglia alta e faccio le maglie allungate, quindi 1 2 3 4 5, chiudo in questa maniera, quindi lascio due punti sull'uncinetto e adesso chiudo. Adesso vado qui, quindi qui dove abbiamo fatto
catenelle, 2 catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle, salto e vado direttamente nel prossimo motivo dove abbiamo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi vado sotto la prima maglia alta e faccio le maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5. Così e chiudo. Vado nell'archetto delle 2 catenelle e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3, una catenella, rientro, ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. E adesso lavoro qui nella seconda maglia alta le maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Così. Quindi lavoriamo fino ad arrivare qui. Vi faccio rivedere come dobbiamo lavorare qui l'angolo e poi andate avanti da sole fino ad arrivare a chiudere per formare le maniche, quindi sotto le braccia, lo scalfo, ok? Quindi andiamo avanti, arriviamo qui, vi faccio vedere l'angolo. Quindi qui abbiamo le 4 maglie alte e vado qui nella prima maglia alta delle 4. Quindi vado sotto la maglia alta e lavoro le maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Giro leggermente il lavoro verso di me, quindi vado all'interno delle 2 catenelle. Lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3, una catenella, rientro, ancora 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso vado nella seconda maglia alta che forma la V, quindi vado sotto la maglia alta e faccio ancora le maglie allungate. 1, 2, 3, 4. 5 e chiudo così, do un po' di filo. Adesso qui abbiamo ancora una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi vado sotto la prima maglia alta, prendo il filo, giro leggermente il lavoro e lavoro 5 maglie allungate. 1, allora scusate, 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Vado all'interno delle 2 catenelle di separazione e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3, una catenella, rientro 3 maglie alte. 1, 2, 3. E adesso qui nella seconda maglia alta che forma la V lavoro le maglie allungate. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, abbiamo fatto di nuovo l'angolo. Adesso vado direttamente qui nella prossima V e lavoro normalmente, quindi faccio le mie maglie alte allungate. 1, 2, 3, 4, 5. Scusate, le maglie allungate, non le maglie alte, le maglie allungate. Così vado all'interno delle 2 catenelle, lavoro 3 maglie alte. Una catenella, rientro 3 maglie alte. 1, 2, 3 e qui lavoro le maglie allungate nella seconda maglia alta. 2,
3, 4, 5. Allora, faccio vedere. Ecco. Questa è la lavorazione che dobbiamo fare. Quindi, ripeto, dobbiamo ripetere sempre questi due giri. Quindi, nel prossimo giro, quando andiamo a chiudere, iniziamo con delle maglie bassissime, arriviamo all'interno dell'archetto di una catenella. Allora, adesso avvicino così. Allora, arriviamo all'interno della catenella di separazione. Facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, e qui al centro dei due punti puff lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri, ok? Ripeto fino ad arrivare sotto le braccia per formare, poi chiudiamo per fare lo spazio per le maniche. Va bene? Quindi ci ritroviamo quando arriviamo alla nostra misura. Quindi la misura, diciamo, varia dalla taglia, quindi la mia misura è intorno ai 19, 18-19 centimetri. Quindi man mano che lavorate, provatelo, ok? Quando poi siete sicure che siete arrivate sotto le braccia allo scalfo, poi chiudiamo a cerchio, insomma, e poi andiamo avanti insieme, ok? A dopo. Fatta la mia misura, adesso sono pronta per chiudere qui per formare lo spazio per fare le maniche, ok? Quindi io sono arrivata, diciamo, ho fatto il giro dove facciamo il punto puff, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e il punto puff. Quindi adesso devo ricominciare il giro, devo fare il primo giro. Quindi sono già arrivata qui con delle maglie bassissime all'interno della catenella di separazione del gruppo delle 3 maglie alte. Quindi ho fatto la mia maglia bassa e adesso faccio 2 catenelle e poi vado qui al centro dei due punti puff e faccio la maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Così, 2 catenelle, una maglia bassa all'interno della catenella di separazione. Quindi adesso lavoro fino ad arrivare qui dove facciamo gli aumenti nell'angolo, ok? Quindi lavoro questa parte e arrivo qui e poi chiudiamo insieme le due parti. Qui dove facciamo gli aumenti nell'angolo, quindi vado qui al centro dei due punti puff e faccio la maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Catenelle e una maglia bassa qui al centro dove abbiamo fatto 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte e faccio una maglia bassa. 2 catenelle. Adesso qui proprio al centro dove facciamo gli aumenti devo fare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi entro e prendo anche l'altra metà ed entro qui al centro dei due punti puff. Qui prendo il filo e faccio la maglia alta, quindi passo da tutte e due le parti, ecco, faccio la maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle e vado avanti a lavorare così. Quindi faccio 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Adesso lavoro normalmente fino ad arrivare, diciamo, dall'altra parte dove dobbiamo chiudere anche qua. Ok? Arriviamo qui. Quindi lavoriamo questa parte e ci ritroviamo qui all'angolo. È qui dove abbiamo gli aumenti, quindi nell'angolo. Allora faccio la mia maglia bassa qui al centro, all'interno della catenella di separazione. 2 catenelle. Adesso entro qui, proprio qui dove facciamo gli aumenti.
quindi entro e prendo anche l'altra metà, così mi raccomando dal dritto, quindi girate il lavoro così dal dritto. Entrate qui al centro dei due punti puff, prendete il filo e fate una maglia alta, 2 catenelle, rientro, prendo tutte e due le parti, quindi rientro e faccio ancora una maglia alta. E adesso lavoro normalmente, quindi faccio 2 catenelle e qui una maglia bassa, dove abbiamo 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, 2 catenelle al centro dei due punti puff, facciamo la maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa e così via. Quindi adesso dobbiamo lavorare a giro, quindi dobbiamo lavorare sempre a giro fino ad arrivare alla lunghezza che desiderate. Ok, quando lavoriamo questa parte, poi facciamo le maniche, va bene? Quindi ci ritroviamo dopo, vi faccio vedere, io lavoro un po', faccio un po' di giri e poi vi faccio vedere l'effetto della lavorazione e poi facciamo anche la manica. Allora, eccomi qua, io sono andata avanti con la mia maglia e ho fatto anche, insomma, ho fatto anche un bel po' di giri, però ancora continuerò ancora, vado ancora avanti perché la maglia è ancora corta. Però vi faccio vedere che nel frattempo ho fatto anche una manica. Ecco, allora io la manica l'ho fatta abbastanza stretta, mi è stata chiesta stretta e quindi l'ho fatta in questa maniera. Allora, qui se la volete lasciare come si presenta la manica, perché l'apertura arrivava qui, vi faccio vedere, arrivava qui, ma dato che la manica risultava larga, mi è stato chiesto di stringerla e quindi l'ho fatta così. Ok, quindi poi qui con l'ago e con la lana, con la stessa lana, farò dei punti invisibili in modo che poi qui non si vede la cucitura, vi faccio vedere. Ecco, quindi poi qua andrò a cucire, farò dei punti invisibili e chiuderò questa parte sul fianco, va bene? Allora, e da questa parte ho fatto lo stesso, quindi ho chiuso e adesso qui inizierò a fare la manica. In pratica la manica è molto facile da fare perché dobbiamo riprendere la lavorazione. Quindi qui ho finito il giro dove ho fatto il punto puff, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e il punto puff qui nell'archetto delle 2 catenelle. Quindi adesso prendo il filo, vi faccio vedere l'inizio che è molto facile, quindi ripeto, dobbiamo solo riprendere le maglie. Poi volevo dirvi, prima di farvi vedere la manica, se con l'uncinetto, se avete iniziato la lavorazione con l'uncinetto del 3,5, scusate. E man mano che andate avanti vi rendete conto che la lavorazione stringe, allora cambiate uncinetto e lavorate con l'uncinetto mezza misura più grande, va bene? Quindi io man mano che sono andata avanti mi sono resa conto che stringeva, questo è un punto che stringe un pochino, quindi ho lavorato con l'uncinetto del numero 4. Infatti qui poi la lavorazione si è allargata abbastanza, va bene? Allora, prendo il filo e iniziamo qui la manica. Vi faccio vedere l'inizio e poi ovviamente andate avanti da sole, anche perché il punto lo sapete. Allora, vado qui dove abbiamo il punto puff al centro dei due punti puff e vado anche qui dall'altra parte, quindi inserisco l'uncinetto da tutte entrambe le parti. Lascio il filo lungo così poi chiudo bene con l'ago. Allora entro, faccio una catenella, 1, 2, 3 catenelle più 2, quindi dobbiamo fare una V. Rientro,
scusate un attimo, ecco. Quindi rientro da tutte e due le parti e faccio una maglia alta, così. 2 catenelle. Adesso lavoro da questa parte. Quindi vado qui al centro, dove abbiamo una catenella di separazione, faccio una maglia bassa. 2 catenelle. Vado al centro dei 2 punti puff, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa qui al centro delle maglie alte, 2 catenelle, qui al centro dei punti puff faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Ecco, quindi ho ripreso la lavorazione, è molto facile. Arriviamo alla fine del giro e chiudiamo nella terza catenella iniziale qui della maglia alta dove abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato con 3 catenelle più 2, quindi andiamo a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Sono arrivata alla fine del giro. Allora, ho fatto le 2 catenelle, cioè ho fatto la maglia bassa all'interno qui dove abbiamo la catenella di separazione, 2 catenelle e chiudo nella terza catenella iniziale, così. Adesso vado qui nella prima maglia alta della V, faccio una maglia bassissima però in costa davanti. Adesso allungo il punto e faccio le maglie allungate 1 2 3 4 e la prima maglia che abbiamo allungato 5. Chiudo e faccio una catenella, quindi il primo punto puff lo chiudiamo così. Adesso vado all'interno delle 2 catenelle. Quindi abbiamo fatto la V, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi entro nelle 2 catenelle e lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Adesso qui nella seconda maglia alta facciamo il punto puff, quindi entro sotto la maglia alta in questa maniera, giro leggermente il lavoro verso di me e faccio i punti puff 1 2 3 4 4 e 5. Chiudo in questa maniera, lascio 2 punti sull'uncinetto e adesso chiudo tutte le maglie. Allora, facciamo la stessa cosa da questa parte, quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1, 2 3 e adesso qui nella seconda maglia alta facciamo il punto puff 1 2 3 4 5 e chiudo. Quindi andiamo avanti sempre a giro fino all'altezza, cioè alla lunghezza che ci serve, ok? Ripeto, io ho fatto una manica abbastanza stretta. Se per voi la manica va bene, non avete bisogno di cucire, di chiudere. Ok? Allora, facciamo la manica e poi ci ritroviamo per fare qualcosa per lavorare anche lo scollo. Va bene? Quindi andiamo avanti a lavorare la manica e ci ritroviamo dopo. Ciao. Eccomi qua. Allora, fatte tutte e due le maniche,
Io le ho fatte abbastanza lunghe perché a me piacciono le maniche che coprono un po' le mani. Adesso facciamo qualcosa allo scollo. Dato che lo scollo è abbastanza largo, quindi avevo pensato di fare una scollatura un po', diciamo, diversa dal solito, ok? Però per fare la scollatura giro il lavoro sul rovescio. Quindi vado sul rovescio del lavoro, così. Ok? Allora, adesso prendo il filo. Dobbiamo riprendere le maglie. Quindi, ora vi faccio vedere. Quindi, qui è dove noi abbiamo iniziato. Abbiamo fatto la catenella e poi abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie, una maglia bassa. Va bene? Quindi adesso riprendiamo, la lavorazione. Quindi mi raccomando, girate il lavoro sul rovescio. Allora vado qui su una spalla. Allora, quindi facciamo qui. Allora, qui dove abbiamo il punto puff, abbiamo la maglia alta. Vi faccio vedere più da vicino, vediamo se riesco. Qui abbiamo la maglia alta dove abbiamo fatto il punto puff, quindi noi riprendiamo da qui. Ok, quindi prendo il filo, entro al centro delle due maglie alte. Allora vado qui nella prima maglia alta, vado in costa davanti, prendo il filo, faccio una catenella, adesso allungo il filo e faccio il punto puff proprio dentro la maglia alta, così in costa davanti, come abbiamo lavorato fino adesso. Così faccio 1, 2, 3, 4. È il primo punto che abbiamo allungato, sono 5. Chiudo, faccio una catenella. Adesso qui al centro lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3. E qui dove abbiamo il punto puff, quindi spostiamo il punto puff, abbiamo la maglia alta e facciamo le maglie allungate. 1, 2, 3, 4 e chiudo. Allora, scusate, il primo giro lo faccio con l'uncinetto del 3,5, poi invece vado avanti con l'uncinetto del numero 4, in modo che la lavorazione poi mi risulta morbida, perché quando poi finisco, diciamo, questa lavorazione, diciamo che la lavorazione poi va sul dritto, quindi poi pieghiamo sul dritto del lavoro. Oh, va bene? Quindi il primo giro lo faccio con l'uncinetto del 3,5. Allora, qui abbiamo la maglia bassa, saltiamo e andiamo nel prossimo, qui dove abbiamo il punto puff. Quindi entro nella maglia alta, faccio le maglie, il punto puff. 2, 3, 4, 5 e chiudo. Vado qui all'interno in questo foro e lavoro le 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro, 3 maglie alte, 1, 2, 3 e qui dove ho il punto puff nella maglia alta, lavoro ancora il punto puff, quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. E continuo così per tutto il giro. Quindi qui abbiamo il punto puff, vado nella maglia alta del punto puff,
e faccio ancora 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo così. Vado nel foro, lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3 e nella maglia alta lavoro il punto puff. 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. E vado avanti così per tutto il giro. Allora, qui abbiamo il punto puff, quindi faccio, allora, questo lo salto e vado nel prossimo 1, perché qui abbiamo gli aumenti, abbiamo la spalla, quindi salto e vado qui. Allora, scusate un attimo che controllo bene. Allora, qui noi abbiamo fatto sì, ok. Allora, vado direttamente nel prossimo punto puff qui e lavoro 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. 3 maglie alte nel foro. 1, 2, 3, una catenella, 3 maglie alte, 1. 2 3 e il punto puff 1 2 3 4 5 e chiudo. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, vi faccio rivedere dove abbiamo fatto gli aumenti. All'inizio del giro abbiamo fatto 4 maglie alte separate dalle catenelle, 2 catenelle, allora una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella, poi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi saltiamo la prima maglia qui dove abbiamo fatto il punto puff, il primo. Quindi lo saltiamo e lavoriamo le due maglie centrali. Quindi vado nel primo e lavoro 1 2 3 4 5. Vado qui al centro e lavoro 3 maglie alte. 1 2 3. Una catenella, rientro 3 maglie alte. 2 3 e il punto puff nella maglia alta seguente. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, così. Ok? Quindi gli angoli dove abbiamo fatto gli aumenti, lavoriamo le due maglie alte centrali. Poi salto qui dove abbiamo la quarta maglia alta, vado proprio qui nel seguente punto, diciamo nel seguente motivo. Quindi vado dove ho la maglia alta. E faccio il punto puff 1 2 3 4 5 chiudo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte e il punto puff 1 2 3 e le maglie allungate 2 3 4 5. Ok, va bene, quindi andiamo avanti adesso così per tutto il giro e poi il punto lo sapete, dopo che abbiamo finito il giro dobbiamo fare una maglia bassa qui nella catenella di separazione, 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta al centro dei due punti puff, quindi dobbiamo andare avanti così. Adesso io non so quanti giri farò, quindi man mano che vado avanti lo provo, quando poi arrivo ad un'altezza che mi piace, poi diciamo chiuderò il lavoro.
e poi vi dirò quanti giri ho fatto per, diciamo, per fare questo bordo che poi farò il rivolto sul dritto del lavoro. Ok, quindi io vado avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto. Eccomi qua. Ho finito il collo, quindi io sono andata avanti per 20 centimetri e 20 centimetri sono 7 motivi, quindi io sono andata avanti per 7 motivi, ok? Quindi questo è un collo che potete mettere così sulle spalle a chi piace, oppure lo potete mettere anche così, così davanti in questa maniera. Si può utilizzare anche con un dolce vita, perché no? È anche molto carino. Comunque poi metterò, diciamo, il lavoro sul manichino e vi faccio vedere come il progetto come sta, ecco, come si indossa. Io purtroppo non lo posso indossare perché non è della mia taglia, quindi cioè ho fatto una taglia, una 44. Allora, adesso bisogna solo nascondere tutti i fili. E il lavoro è finito, ok? Allora, io spero tanto che questo progetto è stato di vostro gradimento e che desiderate anche voi realizzarlo. Questo è il primo progetto del 2019. Spero tanto di realizzarne ancora tanti insieme a voi. Io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e al prossimo tutorial. Un bacione a tutti. Ciao.